State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Parliamo di calcio. No, calcio no, scusa, stiamo parlando sì, di calcio. Sì, parliamo di calcio. Perché ci sono record. Parliamo di previsioni calcistiche. Quindi ci colleghiamo con il mago José Culinho. Direttamente dal Brasile nell'anno del mondiale. Ecco lo sciamano del pronostico a cui le statistiche fanno una p***a. Con lui ogni scommessa è vinta perché lui sente e vede prima degli altri chi fa ghoul e chi prende ghoul. Figlio dello stregone del Paranà, zio del mago Silva, né cugino di Leandro da Silva, è con noi il creatore del metodo Otremigno. Prendete nota perché solo lui trasforma i vostri sogni in realtà. Buongiorno signor Culinho, un'altra giornata di Serie A ci aspetta, bisogna ammettere che settimana scorsa qualcosa ci ha preso, eh. Buongiorno e senza la ben a todos, che os astros e energia d'universo siano con voi. Mazza. Avevate forse qualche dubbio? Eh beh, secondo me è stato tutto un caso, dai. Pippo, Pippo, stai zitto, altrimenti ti faccio malocchio. No, 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 il malocchio no, dai, io. Malocchio no, che partita ci consiglia per questo weekend? Oggi io sento vibrazione magica qua fuori. Forza do pensiero da partita di Sinsalabim, Fiorentina Bologna, ah, bello. Napoli Inter e Milan Roma. Cazzo che partite, eh? Siamo, siamo pronti. Eccolo, parte. Aspetta, io sento. Vai, sente, sente. Sento. Cosa sente? Sento. Sente, sente, senta, senta. Mi sto facendo un po' di posto, chi mi aspetta chi lo sa, un posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. No, ma per favore. Culinho, lei un giorno ci dovrà spiegare perché canta sempre Ligabue. Silenzio, Pippo, che se non ci faccio malocchio. Ah, vai con Treninho. Vai. Fiorentina Bologna, a Fiorentina puoi sorridere perché Mario Gomez può tornare in campo. Ah, torna. Prima da partita però, un neo segretario do PG, il sindaco di Firenze, prende un microfono e dice: salve, sono Matteo Renzi e sono talmente giovane che ho l'auto blu della Chicco. Partita subito infiammata, sono una squadra in campo. Dopo 20 minuti siamo già 3-0 per la Fiorentina. Rossi, Rossi, Borca Valero, gol! 3-0. Nel secondo tempo Bologna prova a reagire e va in gol con Girardino. Quadrado da Fiorentina prova a diventare un tutt'uno con la palla tonda. Ma chi nasce tondo non muore Quadrado. E quindi chi nasce Quadrado non muore tondo. Ma cosa c'entra? Cosa ride? Quadrado sbaglia porta libera. Vabbè, quindi grande fischia, finisce partita, Fiorentina vince 3-0. Fiorentina la grande, Ale, la gioco. Eh? La gioco. Dai che sono i big match. Silenzio, silenzio, che ho sento vibrazione da mia bacchetta magica. Sinsalabim. Dai. Napoli Inter. Ah, questa sì. Maschera napoletana contro lo Spussala Milanese. Nuovo inno per Inter. Open Gangnam Star. Napoli parte subito con trazione anteriore. Inler vuole fare gol a Inter, ma è questione di consonanti e niente da fare. Niente. Pablo Cannavaro non si fa capire da Britus. Mannaggia a terra, ero fu inappassionato all'albero di limone, che si fa lo strepo, mi tiene l'attone, che mi casce e l'ignamma, peso fragile, non sta andando a ricomodo l'osso, carugliato di meglio, chi lo sono e allora c'è un buco nella difesa di Napoli, scacco la reina di Palacio e gol! Andiamo. Portiere di Napoli, Reina viene beffato. È scatta la linea. Fine primo tempo. Vai, che Cuneo, piazza Galimberti. Inizio secondo ma tempo. Ma non è questo il Napoli vuole a tutti i costi pareggiare un incontro, ma gli attaccanti non riescono proprio a mettere la palla dentro. Allora Insigne decide di insegnare a fare gol. No, gira sotto un setti. Gol! Sapevo, un altro Napoli, Insigne, pareggia un Napoli. Mancano solo 5 minuti alla fine della partita. Beh. Sassu di Cambiasso e gol! Inter! Partita finisce, arbitro fischia, Inter bacia Napoli 2-1. Oh, io faccio le corna sperando che non porti male. Tieni. Speriamo proprio di no. Dai, veloci con l'ultima partita. Shh, silenzio, che se no faccio malocchio. Siamo zitti. Sinsalabim.
Milan-Roma. Vai, lunedì. Barbara Berlusconi, con una tragissone ormai, scende giù negli spogliatoi a tenere alto un morale della squadra. Colleghiamoci con lo spogliatoio. Ma ancora? Cioè, dai! Senti che roba. Vai Barbara, dacci giù. Bene, inizio partita. Un sì. Numero 22 di Milan tira. Chi è? Tira. Come si sforza? Cacca. Gol. Gol di Milan 1-0 di Riccardo Cacà. Siamo al 32esimo minuto do primeiro tempo. O Kaká tira e senha de novo. Incrível, amici. Outro gol de Kaká. Uma partida de merda. Mas não! Roma prova a reagir, mas não succede niente. Quindi, fisco finale e o Milan vince 2-0. Quindi sorpresa, vittoria per il Milan. Dai, bello. Allora, grazie dei pronostici, giocheremo le vittorie di Inter, Milan e Fiorentina, mi sembra. Bueno. E ricordate, amici a Cupipini, sì. Nella vita, per fare gu, ci vuole guligno. E allora cosa aspetti? Fa un gu anche tu. N2O.